Buongiorno a tutti, sono Luigi Onaracus e preferiti e benvenuti al 50 Stamina Super 2 di Gotenks Super Saiyan 3 con Team Doppio Bardock, quindi Team Rainbow. Team Rainbow fatto apposta per l'occasione, non lo vedrete utilizzato contro nessun altro team in quanto è fatto esattamente per affrontare questa battaglia. È un Team Rainbow che si basa su avere in una turnazione piccole Super Buu, che vedete sono già in turnazione, aggiungo, benché purtroppo non sia in turnazione anche la coppia di Super Saiyan 4, peccato. E che poi miri a usare anche il doppio Bardock, che schifo non fa. Il Bardock amico, perché se lo chiede, è SA 10, Ability 2, quindi non è malaccio. Il mio Bardock è SA 1, Ability 3. Forse non gliel'ho neanche pompata l'Ability 3 in realtà. Non ricordo, ragazzi. Ma comunque è accettabile. Vediamo un pochino come gira, non l'ho mai provato. Sono davvero curioso, è molto difensivo come team. Ragazzi, molto difensivo. Abbiamo tanti tank. Quasi tutti funzionano come tank, tranne Super Buu che mirerà unicamente i danni dalla fase 2 in poi. Nella fase 1 subirà tanto. Oddio, neanche tanto in realtà. Abbiamo anche più vita del previsto. Abbiamo 172.000 di vita. Che schifo non è. Ok, ottimo, additional. Andiamo. Attualmente vedete che è incentrato sul resistere ai danni che subiamo e contrattaccare al meglio delle nostre forze. Goku Super Saiyan 4 è comunque in questo team un ottimo PG, soprattutto nel momento in cui riusciremo a farlo linkare con Vegeta. Tac. Ottimo, additional. Magari se entrassi il critico sarebbe apprezzato, eh. No, vabbè. Aia, ci becchiamo anche la special in faccia. Questa non era prevista. Però intanto gli abbiamo fatto salire abbastanza la difesa. Speravo facesse un critico. Ok, adesso per questa fase l'importante è cercare di non beccarci la special in faccia piccolo. Una special in faccia piccolo sarebbe probabilmente mortale, se non mortale quasi. Quindi sperem. Adesso, sì, però qua facendo così si abbassa quello ed è un po' un problema. D'altro canto, doppio attacco su. Devo fare così perché devo lanciare la special anche con lui che ci ricaricherà di abbastanza anche se subiamo danno. Poi andiamo così. Sto pensando. 100.000, 180.000, ci siamo curati, attacco non ci ammazza, ok. Questa forse era l'unica cosa che non avevo previsto, ovvero una special su Super Buu. Ma in realtà non è neanche troppo un problema, perché ora recupereremo tanta vita, se i miei calcoli sono giusti. Esatto, 40.000, perfetto. Qui fa una sola special, non abbiamo il benché minimo problema. Oltre al fatto che possiamo anche evitare con piccolo, ma quello non era una delle cose principali a cui miravo. Vabbè, in questa fase in realtà importa il giusto avere attacchi in quel modo. Grossi, grossi, grossi. Allora, direi così. Lanciamo un po' special con tutti. Dovremmo farcela. Allora, 50.000 HP. Mi curo perché potremmo avere problemi nel caso ci lanci la special contro Bardock e lui non muoia prima. Non essendoci il reset, non resettando comunque, andiamo sul sicuro. Tanto abbiamo abbastanza difese per chiudere la prossima. Prossimo inizieremo con uno Yanma barra un Ghost Usher.
e poi andremo avanti facendo male. Abbiamo le due turnazioni del team attive, quindi mi preoccupo il giusto. Goku anche già la terza special, quindi anche la difesa abbastanza aumentata. Ok, Bakura può servire, come no. Adesso stiamo un attimino attenti, perché comunque aia, cioè, si impegna adesso a farci male, si impegna pesantemente. Mi piace, mi piace. Yanma, riduciamo i danni. E debuffiamo. Che poi in realtà avremmo anche lui che può stannare, ma non ci conto nello stun. Infatti è un'altra special. Se gli piace lanciare special su Super Buu, abbiamo capito. Ci avrebbe fatto abbastanza male la special su di lui. Questo sì. Up. Ok, prima barra di vita andata. Dovremo mirare a sfondarlo male quando è AGL. Mi pare abbastanza scontata come cosa che l'obiettivo finale sia ammazzarlo quando è AGL, in quanto subirà davvero tanto. Ok, allora abbiamo 70.000 danni che subiamo dalla special, 40.000 di vita rimasto. Non penso ci possa ammazzare in nessun modo, almeno a ricordo non dovrebbe poterci ammazzare davvero in nessun modo, perché comunque Janemba tanca, loro tancano, non ha modo di ridurmi la difesa, quindi abbiamo un turno di immortalità. Mila danni, aumentiamo ancora l'attacco, finalmente abbiamo i Super Saiyan 4 insieme. Oltre al fatto che anche se ci lanciasse la special abbiamo il 30% di counterarla e circa il 30% di evaderla, quindi in realtà è un problema relativo la special. Ok, se ce la lancio contro Janemba, quindi preoccupazione proprio zero. E abbiamo l'STR, davvero? Really? Ti vuoi così male? Perché? Che hai fatto che ti vuoi così male? Sinceramente non capisco. Sono alquanto perplesso sul fatto che sia diventato subito STR, perché le buscherà parecchio. Non può uccidermi. L'STR non ha riduzione della difesa, da quello che ricordo almeno. Noi ci ricaricheremo di tanto, 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 tanto. Oddio, vabbè, era meglio la GL. Avremmo fatto più danni alla GL probabilmente. Ah, stannato, vabbè, ciao. È finita. Oddio, no, finita no. Finita no, però porello. Però porello, cioè non l'augura nessuno alla fine che sta per fare lui. E mi dispiace, cioè, speravo in una battaglia un po' più combattuta. Non mi aspettavo che venisse stannato così easy o che mi andassi in STR. L'STR è la seconda volta che lo vedo in tutte le run che ho fatto. O c'ho la sfiga che mi faccia sempre fisico AGL, fisico AGL, fisico AGL, o muore prima di potermi fare altro. Cioè, guarda quanti danni subisce porello. Non ha più, è come il 50 stamina originale di Gotenks, le busca troppo. Finito, peccato, peccato, speravo combattesse un po' di più. Vabbè, anche questo è fatto, ci prendiamo. Rob, il team non è neanche completo, perché piccolo LR e SA10 ability, però è ability maxata. Quella, almeno l'evasione è maxata. Super Buu non è a tour ed è SA6, quindi è potenziabile. Il mio Bardock è SA1, Janemba è SA2, ability 1 che non l'ho neanche iniziata, quindi è anche migliorabile. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video.